Il burlesque di cui mi occupo io l'ho nominato theatrical burlesque perché è un burlesque che prende molto dal mimo e dal teatro. In questo tipo di burlesque il linguaggio del corpo diventa interessante in quanto si vanno a raccontare delle storie e l'espressione corporea ha un peso determinante rispetto a quella che è la danza. È chiaro. Il mio burlesque è molto vario, quindi non è solo quello. Però nella mia interpretazione la parte alla quale do più importanza è sicuramente il mimo. In particolare, molto tempo fa ho fatto un lungo stage di diversi giorni, con Vladimiro Sciaschi, lo troverete nel mio curriculum, e lui ci ha insegnato in particolare ad usare solo il corpo, escludendo il volto. Oggi, se andate a cercare tra i miei workshop, tipo ho un workshop dove metto l'accento sulla espressione specifica del corpo. Perché? Perché ci dobbiamo ricordare che quando iniziamo a lavorare per teatri più grandi o quando non ci sono riprese, il nostro volto, l'espressione del nostro volto arriva fino alla terza, quarta fila, a volte anche soltanto fino alla prima, se in mezzo abbiamo uno spazio tra noi e la prima fila. Quindi diventa determinante esprimere quello che vogliamo dire con il linguaggio del corpo. Allora, vi do un suggerimento e un esercizio. Per diventare brava in questa cosa, provate a fare un pezzo che già avete, senza mettere l'espressione del viso, ma concentrandovi molto su quello che volete dire, e cercando di dirlo con il corpo. Vi faccio un esempio immediato, in modo da, capirci subito. Se io voglio esprimere una persona triste, tenderò a chiudermi perché una persona triste tendenzialmente si chiude, mentre se voglio esprimere gioia, tenderò ad aprirmi. Ora posso anche non usare il volto, ve lo faccio vedere. Da questo piccolo esempio spero avrete capito la determinante differenza. È chiaro che se trovate un mio workshop o un workshop di un altro insegnante di mimo o di espressione corporea in generale da qualche parte, andatevelo a fare perché vi garantisco che vi si aprirà un mondo. Alla prossima pillola di burlesque. Mua.